Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, buona giornata a tutti, eccoci qui. Apriamo questa puntata subito con un collegamento in diretta, credo da Piazza del Duomo, mi sembra di vedere Martina Comparelli in collegamento con noi, attivista di Fridays for Future, buongiorno Martina. Buongiorno Buongiorno, allora grazie mille di essere rimasta lì, so che da pochi minuti è finita la manifestazione di oggi, sono tornate appunto a esserci queste manifestazioni del venerdì per il clima. Raccontaci un po' come è andata oggi e poi parliamo un po' meglio appunto di Fridays for Future. Allora, oggi è andata bene. Abbiamo dimostrato di poter fare secondo le misure di sicurezza anti-Covid, anti-contagio. Siamo stati distanziati, ci siamo mossi fino da Cairoli fino a Piazza Duomo, tutti legati a un filo verde a distanza, e poi in piazza ci siamo sempre seduti, anzi non seduti, stati in piedi a distanza formando le lettere che componevano le parole climate justice, quindi giustizia climatica, che è un po' il leitmotiv di questa stagione di scioperi di Fridays for Future a livello internazionale. Quindi è stato davvero molto bello, è stato bello tornare in piazza, è stato bello vedere la partecipata. Insomma, erano tanti mesi appunto che non si poteva tornare in piazza, tanti mesi che la vostra protesta comunque non si era fermata, nel senso che il vostro lavoro, anzi più che protesta, di sensibilizzazione verso tutti quanti su un tema così importante come quello del clima, non si è mai fermato in nessun momento, anzi avete approfittato spesso e volentieri anche del momento di riflessione a cui siamo stati costretti per ricordarci che va bene, siamo fermi, siamo chiusi, siamo in casa, ma il problema esiste ancora e va affrontato. Siete tornati finalmente in piazza. Cosa c'è nell'agenda appunto dei Fridays for Future e di tutto il movimento appunto per il climate change? Allora, noi continuiamo a protestare ovviamente tutti i venerdì, sempre distanziati, sempre con le mascherine, insomma queste cose le sapete, a meno che non ci sia un secondo lockdown, ovviamente che noi rispetteremo. Nel frattempo abbiamo costruito durante la quarantena una campagna di proposte che si chiama Ritorno al Futuro, la trovate su ritornoalfuturo.org. E si è divisa in 7 punti più semplici da leggere per avere uno spunto, oppure c'è proprio la versione integrale con tutte le proposte, una per una, sono tante, sono belle e sono quelle che noi offriamo alla politica, le offriamo come spunto e speriamo che lo seguano, perché adesso abbiamo questa grande opportunità che è il Recovery Fund e dovrebbe essere usato per la transizione ecologica, perché questa emergenza climatica si accosta tanto all'emergenza sanitaria, ce ne saranno altre pandemie, continuiamo così, perché la distruzione degli ecosistemi porta proprio ai salti tra specie delle malattie. Quindi bisogna agire subito, riconoscere questa connessione e utilizzare le risorse che abbiamo a disposizione per passare tutte le energie rinnovabili. Una cosa che ci avete insegnato già da tempo voi di Fridays for Future è appunto la intersezionalità di queste manifestazioni che si vanno spesso e volentieri anche ad toccare con altre tematiche che magari uno pensa essere distanti, invece sono molto interconnesse tra di loro. Quanto secondo te la politica ha capito l'interconnessione però di tutte queste tematiche? Ad esempio, spesso e volentieri citate anche i problemi dei flussi migratori, sono legatissimi ad esempio al cambiamento climatico. Esatto, guardate, toccate un punto che a me sta molto caro. È molto importante riconoscere, secondo noi, a livello legale l'esistenza dei migranti climatici. Li chiamano migranti economici per svalutarli. Sono persone che scappano da una terra che ormai è stata resa insostenibile dalla continua estrazione di risorse e dal disastro ecologico che noi occidentali abbiamo fatto. L'accoglienza è il minimo indispensabile. Come veri e propri rifugiati, perché questi sono gente che scappa da condizioni che non sono più vivibili, da posti inabitabili. E quindi è molto importante di sicurezza andare a pulire tutto e andare a creare delle categorie di protezione per persone che ne hanno bisogno, nell'ottica di quella che noi chiamiamo giustizia climatica. Ecco, ci dicevi poco fa, appunto, avete un'altra cosa che contraddistingue molto il vostro movimento è quello di non dire semplicemente no, ma di fare delle proposte. Fin dall'inizio in Piazza della Scala, tutti i venerdì, voi avete fatto delle sorti anche di lezioni sul tema del clima in cui proponevate
non solo esponevate il problema, ma proponevate anche delle soluzioni. Mi dicevi poco fa, appunto, esiste adesso una piattaforma in cui avete, diciamo, sette proposte che volete regalare alla politica, giusto? Ricordaci meglio, raccontaci meglio che cos'è Ritorno al Futuro. Allora, Ritorno al Futuro in realtà non è stata fatta solo da Fridays, è stata fatta da Fridays con scienziati ed esperti, quindi ha delle fondamenta molto solide. Iniziamo con la transizione energetica e poi col ruolo pubblico dell'economia in questo tipo di cambiamento, che quindi deve essere sostenuto e devono essere sostenute le categorie più vulnerabili, quindi giustizia climatica. Istruzione, ovviamente, tutti devono essere istruiti, deve esserci informazione ai cittadini, la filiera agroalimentare deve cambiare radicalmente, ma anche in senso sociale, vogliamo dire basta al caporalato, oltre alla continua importazione di prodotti dall'estero, da paesi lontani, prodotti di cui siamo poi bisogno, perché abbiamo quello che Ok, Martina, ti sento male Martina, una domanda invece, cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo, diciamo, giornalmente, che cosa possiamo fare? innanzitutto, soprattutto azione politica, quindi protesta e parlarne sui social, usare gli hashtag, parlarne con chi possiamo. E poi ovviamente ci sono i piccoli comportamenti che, devo dire la verità, contribuiscono molto molto poco al cambiamento. Secondo l'università norvegese solo il 24% delle emissioni potranno essere ridotte anche se tutti adottassero il comportamento più virtuoso possibile. Quindi è davvero poco. Però quello che consigliamo è limitare il più possibile il consumo di prodotti animali, perché questi prodotti per arrivare fino alle nostre tavole inquinano tantissimo, tanto metano finisce nell'atmosfera e ha un effetto climalterante 85 più volte pesante della CO2. Tutti i trasporti, tutta l'acqua utilizzata, tutte le deforestazioni per produrre mangime per animali, sono cose importanti. Ovviamente poi ci sono dei piccoli accorgimenti tipo il trasporto pubblico, per evitare il tempo possibile. Quindi queste piccole cose, che però ripeto, non sono il punto di svolta, bisogna soprattutto fare informazione e azione politica. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, avete avuto un illustre compagno di battaglia, un arzillo novantenne, David Attenborough, che è tornato a raccontare il nostro pianeta. E proprio verso la fine del suo racconto, un bellissimo documentario presente su Netflix in queste settimane, racconta proprio quello che dicevi proprio tu poco fa, nel senso che, volente o nolente, per ideologie o non ideologie, il nostro futuro dovrà sempre più essere vegetariano, ad esempio. Esatto, vegano a dire la verità. È una brutta notizia perché i vegani sono guardati molto male in Italia. Però secondo un libro interessante di Jonathan Safran Foer, basterebbe in realtà fare 2 pasti vegani al giorno e a cena si può mangiare liberamente. Secondo lui basta davvero questo per salvare il mondo prima di cena. E questo è un libro molto interessante che racconta proprio quello che non si sa sulle industrie dei prodotti animali. Ovviamente una dieta vegana sarebbe fondamentale, però dato che non tutti se la possono permettere per intolleranze alimentari varie, noi non possiamo pensare di costringere molte persone al cambiamento, però ci sono dei piccoli sforzi che si possono fare. E questo è molto interessante appunto perché anche qui capiamo che è legato, non stiamo parlando di qualcosa slegato dal clima, è legato, stiamo parlando di dieta, stiamo parlando di vegetarianesimo, di veganesimo, ma è legato appunto con la lotta al cambiamento climatico, dove tutti, tu dicevi, basterebbe magari anche non necessariamente passare a tutti a essere vegani, ma già ridurre l'utilizzo di carne, raccontavi questo famoso libro che appunto racconta come salvare il mondo prima di cena con 2 pasti al giorno diversi da quelli che facciamo adesso, piccoli accorgimenti che possiamo tutti quanti adottare. Martina, davvero, grazie mille per esserti collegata con noi. Ringrazio anche il chitarrista che sentiamo sotto deve essere bravissimo, tra parentesi, quindi che sei uno Sì, dei. è stata questa l'uomo e ho Ok. pensato che la colonna sonora fosse capita. Perfetto, va bene. Allora, complimenti ancora per tutto quello che fate. Ci risentiamo magari anche nei prossimi venerdì, perché so che insomma lo sciopero del venerdì continua, giusto? Certo, quindi ci sentiamo e seguiteci sulle nostre pagine, ci trovate sempre lì, assemblee, piazze, tutto ovviamente a distanza, portiamo pazienza che serve, ci proteggiamo.
e proteggiamo i nostri cari, quindi fondamentale. Va bene, grazie mille, grazie mille a Martina Comparelli, attivista di Fridays for Future. Ci sentiamo prestissimo, grazie mille, buona giornata. Noi continuiamo con la nostra puntata, andiamo avanti, andiamo a conoscere, o meglio, andiamo a vedere cosa questa settimana ci farà conoscere il carissimo Carlo Ceccaro, il nostro cartello mania, il nostro attivista del cartello, colui che con una sola parola può raccontarci tanto mettendo un cartello su un muro. E quindi vediamo il cartello della settimana di Carlo Ceccaro. Agenzia dell'Utopia, amasi, affissione abusiva. Allora, abbiamo intervistato alcune persone di passaggio davanti ad amasi, affissione abusiva, qui alla passerella Bichi, a Porta Genova. Una di loro ci ha detto che, secondo lei, l'amore si vede anche nelle e soprattutto nelle piccole cose. Ad esempio, non so, anche una semplice tazza di caffè offerta al momento giusto alla persona a cui si vuole bene. È più importante di un gesto ridondante. Un'altra di loro ci ha semplicemente detto che manca l'amore nel mondo. A questo punto mi piacerebbe terminare con le strofe conclusive di una canzone di Francesco Baccini, Ho voglia di innamorarmi, che recita: Ho voglia di innamorarmi di una donna, di un animale, di una borsa di coccodrillo, di uno straccio di ideale. Ho voglia di innamorarmi di qualcosa che non c'è. Ok. Faccio il caffè. Eccoci qua di nuovo in studio, grazie mille a Carlo Cecaro. Adesso ci colleghiamo perché oggi è una giornata piena di collegamenti. Ci colleghiamo con il nostro ospite del venerdì, che tutti i venerdì ci racconta che cosa possiamo fare nella settimana entrante, come diceva qualcuno, nel mondo del digital, nel mondo dei workshop, dei webinar, che ormai, anzi, ci diceva, adesso sentiremo se col nuovo DPCM sarà ancora così, tornano anche un po' in presenza. Quindi magari adesso qualcosa sarà cambiato, ma lo chiediamo all'esperto dell'agenda digitale, di tutto ciò che c'è a Milano sul mondo del digital. Stiamo parlando di Andrea Romoli in diretta da Copernico Centrale. Buongiorno Andrea. Ciao Fabio, buongiorno, buongiorno a tutti gli Oh, ascoltatori. sempre un piacere sentirti, sento benissimo anche, quindi sono ben contento. Allora Andrea, diceva appunto Grazie. un'agenda, quella milanese, che cominciava a riempirsi di nuovo di tanti e Sì, tanti appuntamenti. Col nuovo fortunatamente sì. DPCM come va? Allora, io sono stato recentemente in settimana a un evento, a un meetup, un evento che è stato organizzato presso gli spazi WeWork, uno dei più importanti spazi di coworking qui a Milano. Tutto è avvenuto tenendo presente appunto le disposizioni Covid, anti-Covid, per cui tutti con le mascherine, social distancing e direi presenza buona tra 35-40 persone, ovviamente dovuto anche al fatto appunto del social distancing, per cui però direi Bene, un bene, primo dai. segnale della ripresa. Ottimo. Quello che un po' a tutti mancavano, ecco che poi quando c'è stato il momento di fare 5 minuti di pausa durante il meetup, quello che appunto tutti hanno sottolineato è stata l'assenza del contatto fisico, tanto per intenderci, e di questi mesi, tanto per intenderci. Eh sì, Quello sono che è questi stato mesi, si sono fatti sentire. importante, è stato appunto rivedersi e fare un minimo di networking, anche se per pochi minuti. Invece, prossima settimana, il tuo articolo è già Prossima. uscito, no? Il tuo articolo è già online Sì. su Startup Italia. Dacci un po' qualche anticipazione Sì, però su quello che potremo vedere nella città di Milano. certo. Allora, guarda, iniziamo subito lunedì mattina. C'è l'assemblea generale di Assolombarda che si svolgerà all'aeroporto di Linate. Interverranno il sindaco di Milano Beppe Sala e anche ci sarà un intervento anche del presidente di Confindustria Carlo Bonomi.
Per cui senz'altro un evento per chi si occupa appunto sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dell'innovazione, senz'altro interessante da seguire. Sempre lunedì in serata vi segnalo un meetup particolare che si chiama Tool che generano valore. Durante il lockdown tutti abbiamo utilizzato tool particolari che ci hanno permesso sia di collegarci da remoto, tipo Zoom, Teams, chi più ne ha più ne metta, Ah, c'è una e lista, ormai soprattutto anche. abbiamo pagine e pagine di app ormai per collegarci e vederci. Possiamo fare quattro Esatto. telefonate in contemporanea, cose ormai. Esatto, e poi Slack e Mural, chi più ne ha più ne metta, e appunto durante questo evento si parlerà appunto di questi, quali sono questi, dare un'infarinatura di questi strumenti, come utilizzarli al loro meglio. Martedì l'evento senz'altro di punta è la sera alle 7 e sarà la presentazione del nuovo iPhone 12 fatta da Apple. Lo segnalo anche se non è un evento specificatamente italiano, anche perché è un evento a livello mondiale, poi soprattutto in questo periodo si potrà seguire Eh sì, dal sito di sarà Apple, la registrato. In realtà qualcuno l'hanno già presentato, in realtà, perché l'hanno registrato il video, quindi molto Ah. probabilmente qualcuno l'ha già visto e l'ha già toccato in questo È momento. possibile, ti dico io quello che mi hanno segnalato E è quindi quello. martedì invece lo vediamo tutti insieme, infatti, perché insomma Sì. fanno questa presentazione Apple, giusto? Esatto, e la sera invece ci sarà la presentazione del bando comunale 20 Startup per Milano 2020, e quindi come dicevo, una presentazione del bando. Soprattutto sono startup che si occupano di strumenti e di applicazioni anti-Covid, per cui senz'altro interessante come bando. Sempre martedì vi segnalo un altro evento che si chiama Età Ibrida ed è un evento che si svolgerà qui a Milano presso Palazzo Giura Consulti. Interverranno tra gli altri Paolo Iabichino e alcuni speaker che parleranno appunto di questo momento particolare, di questa età ibrida tra il fisico e il digitale. Un altro evento che vi segnalo sempre mercoledì è Presto che è tardi ed è un evento che verrà presentato da Rudy Bandiera, che penso tutti chi si occupa di digitale conosce, che ormai diciamo, è diventato un divulgatore, per cui senz'altro e parleranno anche loro, interverranno anche Nicoletta Boldrini, per cui sarà senz'altro una serie di speech che riguarderanno il new normal e le attività che si stanno Il svolgendo in new questo periodo. normal? E poi per ultimo, Andrea? Hai sì, detto il new normal, l'hai detto, giusto? new Questo me la normal. devi spiegare, però. Cos'è? Non è un nuovo. Non è il new metal, non è una roba di No, musica, non stiamo è parlando di. la nuova normalità che stiamo andando ad affrontare tutti i Ah, giorni. ok. L'ha chiamata così. Ecco, Interessante. invece per il fine settimana vi segnalo un hackathon che si chiama, un hackathon che prende, si chiama Next Generation e si occupa appunto delle future generazioni e quindi coinvolgerà sviluppatori, esperti di marketing che si ritroveranno in questi 2 giorni, sabato e la domenica, per sviluppare applicazioni appunto che riguardano le Next Generation. Questo è il, Insomma, come diciamo. sempre, un'agenda bella ricca e tutti i giorni c'è da fare, anzi, anche Esatto. più di una cosa al giorno volendo, quindi possiamo tranquillamente riempirci le giornate se per caso qualcuno ha del tempo libero. Però nel senso è molto interessante, alcuni di questi poi so che magari hanno anche a volte delle derive online, quindi magari si possono seguire anche da casa. La cosa bella però che mi Sì. dicevi, Andrea, appunto che insomma stanno tornando gli eventi in presenza, stanno tornando con tutte le precauzioni del caso, anzi, fatti molto bene, quindi meno male, che bello, ci si ricomincia di Sì. nuovo, almeno diciamo, se non possiamo abbracciarci, almeno ci vediamo, almeno quello, Esatto, esatto. ci si vede attraverso le mascherine, ma almeno quello è un buon punto di partenza. Andrea, Esatto. grazie mille davvero, ricordiamo che appunto su Startup Italia si può vedere invece tutto il tuo articolo con l'agenda molto più complessa e pregna di appuntamenti su tutta la penisola italiana. Grazie mille ancora, come sempre, per i tuoi spunti, allora. Grazie a voi Fabio e a tutti gli ascoltatori. Ci vediamo allora venerdì prossimo, buon weekend! Grazie altrettanto, buon weekend anche a voi.
Grazie mille Andrea Romoli, sempre in diretta da Copernico Centrale per la sua agenda sulle webinar e gli eventi digitali da non perdere. Vi invito appunto ad andare su Startup Italia a leggere tutto l'articolo. Non solo digitale, però viviamo, nel senso che appunto siamo su un social, ci state guardando attraverso un social media. Siamo una social web TV, ma insomma abbiamo anche la capacità ogni tanto di fermarci, fare un respiro, prendere un momento per noi e dare spazio alle incursioni poetiche delle foche parlanti. Gli errori, da La cura dello sguardo di Franco Arminio. Gli errori. Spesso siamo vittime di errori, da parte nostra e da parte degli altri. Possiamo passare tanto tempo ad accusare, ad accusarci. Non è tempo speso bene. Dobbiamo considerare che nell'errore c'è l'energia della riparazione e va usata tutta. Senza l'errore non avresti avuto quell'energia. Sembra quasi che la vita, per andare avanti, abbia bisogno della spinta dell'errore. E se pensavi di aver fatto al meglio un certo compito, ti accorgi che dopo l'errore ti è venuta un'attenzione più grande, un clamore che dilata la vista e ti fa vedere la peluria che c'è in ogni secondo, il clamore che resiste anche nei silenzi più grandi. Non devi benedire gli errori, non li devi cercare. Semplicemente, quando arrivano, ti devi raccogliere e metterti a fare un lavoro buono per te stesso o per gli altri. Gli errori non ti vogliono insegnare niente e tu non puoi insegnare niente a loro. Chi ti insegna qualcosa è il tempo che passa. Certi errori 10 anni fa li avresti usati molto peggio. Il tempo che passa ti aiuta a capire che la vita procede in disordine. E a volte puoi trovarti in mezzo al disordine o puoi produrlo. Se pensi questo, ti arrivano le forze per ripulire, per fare il bene che ancora non hai fatto. Grazie mille davvero a Francesca per l'incursione di oggi, un'incursione poetica da quello che lei definisce il suo acquario quotidiano, in cui lei appunto esprime le sue poesie, i suoi viaggi fatti di parole, in cui noi siamo ben contenti di andare insieme a lei e di farci trasportare in questo suo mondo. Adesso un altro collegamento, vi dicevo oggi una giornata piena di collegamenti perché domenica c'è una serata importante con una grande cena di solidarietà. Lo facciamo questo collegamento con oltretutto un vincitore dei Milano Storytelling Awards del 2018, è stata la migliore associazione di volontariato secondo voi che avete votato ai Milano Storytelling Awards, e quindi sono stato ben contenti noi di Milano News dare questo premio nel 2018 ai Sempre Vivi, e abbiamo in questo momento al telefono con noi Domenico Storri, presidente dei Sempre Vivi Onlus. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Presidente, grazie mille di essere qui con noi, ancora complimenti davvero per tutto quello che fate, ma siamo qui insieme quest'oggi per parlare di un appuntamento molto importante che è fondamentale per i Sempre Vivi, che è un appuntamento di domenica, giusto? Esatto, sì, domenica prossima, 11 ottobre, abbiamo questa nostra quarta cena di solidarietà, anzi quinta per esattezza. Cena di solidarietà che ogni anno facciamo per raccogliere dei fondi per le varie iniziative della nostra associazione. Una cena, appunto, diceva, importante, la quinta, diceva, ho La capito, è la quinta, quinta, insomma, esatto. è importante perché appunto è una raccolta fondi molto importante per voi, un'entrata importante perché, insomma, il vostro lavoro quotidiano è uno di quei lavori che con difficoltà si porta avanti, ma che voi portate avanti davvero con grande, grande abilità. Ricordaci un attimo bene bene che cosa fa i Sempre Vivi, cosa fanno tutti i giorni i Sempre Vivi. Ecco, sì, noi come associazione ci occupiamo fondamentalmente di riabilitazione psichiatrica, è un'associazione che è nata circa 18 anni fa e ci occupiamo proprio di riabilitazione psichiatrica attraverso un centro giorno adulti, un centro giorno adolescenti, 3 appartamenti sul modello di housing sociale e uno sportello psicologico. E quest'anno la cena è mirata ad un nuovo progetto che è quello di una cooperativa di lavoro per i nostri ragazzi, perché
ci rendiamo conto, ma questo vale ovviamente per tutti, che il lavoro fa la differenza. E soprattutto nei nostri ragazzi, dove faticano a vivere e ad essere riconosciuti dal punto di vista sociale, ecco, il fatto di avere una possibilità di un lavoro vero, quindi con un contratto vero, con un salario adeguato, certamente questo diventa una fonte di riabilitazione assolutamente esemplare ed efficace soprattutto. Siete un'associazione oltretutto molto radicata anche nel territorio, perché parlavamo poco fa, ad esempio nel 2018 avete vinto il Milano Storytelling Awards, votati proprio dalla cittadinanza che ha visto in voi la migliore associazione di volontariato di Milano. Come mai secondo lei, Presidente, siete così anche amati al di fuori, diciamo, dell'utenza o delle persone che proprio entrano in contatto diretto con voi? Cos'è questo legame con la città che avete? Ma il legame con la città penso che passi attraverso sicuramente il territorio nostro, della Piazza Wagner, Corso del Cielo, via Washington, ma soprattutto perché la nostra associazione è, come dire, radicata nel contesto parrocchiale. Noi siamo un'associazione a tutti gli effetti che fa della riabilitazione psichiatrica, con tutti i canoni che vengono richiesti, ma è nata all'interno della parrocchia, per cui c'è questo connubio, diciamo così, tra l'aspetto più di accoglienza che è tipico di una comunità parrocchiale con il mondo scientifico. Quindi nel nostro interno abbiamo, oltre che la ricchezza del volontariato, anche la competenza di persone professionali. Ricordiamo allora, siamo in chiusura, Presidente, io la ringrazio tantissimo. Ricordiamo però l'appuntamento di domenica sera, c'è ancora posto oppure ormai è tutto sold out? Purtroppo non c'è posto, quindi questo noi da una parte siamo contenti perché la partecipazione è sempre massiccia, e quest'anno anche con tutto questo discorso del Covid eravamo un po' titubanti, ma cercheremo di mantenere ovviamente tutti i protocolli in maniera rigida, in modo tale che tutti i nostri partecipanti possano vivere una serata serena e tranquilla. Davvero, Presidente, io la ringrazio tantissimo per quello che fate, grazie, complimenti. Porti i nostri saluti a tutta quanta la squadra, che so essere sempre bella, numerosa e affiatata anche. Grazie, assolutamente, non mancherò. Grazie mille. Comunque, appunto, se si vuole sapere qualcosa di più su di voi, abbiamo visto anche il sito internet mentre stavamo parlando, c'è il vostro sito internet, il semprevivi.org, se non sbaglio, giusto? Esattissimo. Perfetto, e quindi su lì sono tutte le possibilità per sapere di più di voi, e anche per, visto che non posso venire alla cena, anche aiutarvi invece comodamente. Grazie. Da casa, diciamo. Grazie, alla prossima. Grazie mille a lei, Presidente, alla prossima. Grazie mille davvero a Domenico Storri, Presidente dei Sempre Vivi Onlus. Io ringrazio anche voi che ci avete invece seguito da casa quest'oggi. Siamo arrivati ormai alla fine della nostra puntata. Grazie mille davvero di essere stati qui con noi. Io vi auguro una buonissima giornata, un buonissimo weekend, e ci si rivede lunedì con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.